Ciao a tutti, oggi prepariamo il pane ciabatta, un pane all'acqua ad alta idratazione. Cosa molto importante è il tipo di farina e come manipoliamo l'impasto. La farina deve essere una farina Manitoba, diciamo, di solito una V400 da 400 in su. Io ho trovato questa farina, è chiamata tipo 405, dovrebbe essere V405, ma non preoccupatevi. In fondo a questo video, in descrizione, vi metto il link del video dell'uomo di casa che abbiamo fatto assieme, nel quale viene spiegato che tipo di farina utilizzare per ogni tipo di ricetta. Per questa ricetta io utilizzerò 500 g di farina, 380 ml di acqua, una bustina di lievito disidratato, circa un cucchiaino, sono 7 g. Se invece utilizzate lievito fresco, mezzo cubetto è più che sufficiente. Un cucchiaino di zucchero per alimentare il nostro lievito e due cucchiaini scarsi di sale per dare il gusto. Adesso vado a mescolare bene il lievito che ho già messo nell'acqua, aggiungo mezza farina e iniziamo a sciogliere bene la prima parte di farina nell'acqua. Poi possiamo andare ad aggiungere la restante parte di farina e il sale. Lavoriamo bene e poi andiamo già a dividere il nostro impasto in base alla quantità di panini che vogliamo fare. Se vogliamo fare una ciabatta grossa lo lasciamo così, altrimenti andiamo già a dividerlo, ma ve lo mostro dopo. Bene, dopo aver lavorato il nostro impasto una decina di minuti, noterete che non si attacca più al bordo del vostro contenitore, quindi è bello elastico, bello pronto. Io andrò a fare tre panini, quindi prendiamo tre contenitori, sono tre piatti fondi, vado a ungerli con l'olio d'oliva, divido l'impasto in tre, copro con la pellicola e lasciamo lievitare per almeno 2 ore. Bene, alla fine sono trascorse 3 ore, infatti è lievitato alla grande. Adesso bisogna accendere il forno, io l'ho già acceso, mettergli dentro un pentolino con dell'acqua calda e metterlo al massimo della potenza, nel mio caso è 230 gradi. Cuoceremo le nostre ciabatte per 10 minuti a 230 gradi e poi abbassiamo sui 210-200 gradi e cuociamo un altri 10, 15, 20 minuti, dipende dalle dimensioni delle ciabatte. Tenetele d'occhio, soprattutto le prime volte, così che non fate danno. Prendiamo una teglia, quella che andrà in forno, la infariniamo e poi prendete o della carta da forno o
ho un foglio, questi qua da forno di silicone, andate a infarinarlo e vi versate dentro la vostra ciabatta. Poi, muovendolo, gli date la forma alla ciabatta, in questa maniera non andiamo a scoppiare le bolle, e poi dobbiamo farla cadere nella nostra teglia da forno. Inforniamo e ci rivediamo dopo per la degustazione. Bene, dopo 8 minuti a 230 gradi più 15 minuti a 200 gradi, le nostre ciabatte sono cotte. Il problema è che adesso sono calde, dobbiamo aspettare che si raffreddino prima di andare a fare la degustazione. Il profumo è uno spettacolo. Nel frattempo, nel forno ho l'altra ciabatta perché naturalmente ero speranzoso, volevo mettere tutte in una teglia, ma se poi si attaccavano assieme, gli haters mi avrebbero rovinato, quindi ho dovuto infornare due volte. Ci rivediamo più tardi per la degustazione. Spettacolo, proprio le bolle si vedono a distanza. Adesso qui è il dilemma: panino con la Nutella o con il salame? Fatemelo sapere sotto nei commenti. Quindi mi raccomando, iscrivetevi al canale, condividete questo video con i vostri amici, fateci sapere cosa ne pensate sotto nei commenti e, come al solito, per qualsiasi richiesta, sempre sotto nei commenti. Ciao ciao! Spettacolo, deciso. Mezzo con il salame, quello più grosso, e l'altra metà più piccola con la Nutella. E naturalmente il caffè. Che profumo.